Allora, buongiorno, benvenuti. Io sono stato richiesto e mi fa molto piacere davvero farlo, di fare il bravo presentatore di questa conferenza stampa di chiusura del Torino Film Industry, che credo, by the way, sia una delle cose più importanti tra quelle che sono avvenute in questi 10 giorni che sconvolsero il mondo, come diceva Carol Reed, al Torino Film Festival e nella Torino di questi giorni. Allora, qui con me ci sono Mercedes Fernandez Alonso. Ciao Mercedes, che è qua, scusa, che è Managing Director del Torino Film Lab. C'è Lia Furzi, che è Presidente del Talent and Short Film Market. C'è Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte, c'è Edoardo Fracchia, che è sempre un piacere avere qui con noi. Credo che ci sia delle slide adesso che vi diranno delle cose. Allora, il Torino Film Industry ha un'anima, ma ha quattro sezioni, che sono i Production Day, Torino Film Lab Italia, Talent and Short Film Market, insieme col partner event che è l'Italian Dot Screening. Quindi c'era il Torino Film Lab, c'erano le iniziative dei giorni della produzione, la parte dedicata al cortometraggio e poi l'Italian Dot Screening. Sono stati 7 giorni di programmazione in due sedi che erano il Circolo dei Lettori e l'Accademia delle Scienze, mentre alcune proiezioni, grazie appunto a un'interazione col Torino Film Festival, si svolgevano al cinema romano. I numeri sono importanti, come vedete, ci sono stati più di 1.000 accreditati, hanno presentato 84 progetti, ci sono stati 9 tra workshop e keynotes. La differenza tra i due mi è sempre sfuggita, ma voi lo saprete sicuramente. Esperienze di realtà virtuale, di VR, sono 13. 619 incontri one-to-one, 12 sessioni di pitching, 18 panel, conferenze, quindi 35 ore di formazione, 10 proiezioni ed eventi che sono appunto quelli che si svolgevano al cinema romano. Sapientemente è stato organizzato anche un video che raccoglie i momenti fondamentali di questi giorni del Torino Film Industry. Adesso lo vediamo, dura un minuto e riassume il meglio. Insomma, come avete visto di volti ce n'erano molti, di iniziative come abbiamo visto dai numeri ce n'erano tante. Adesso credo che possano avere la parola coloro che appunto hanno organizzato tutto questo. Incominciamo con Torino Film Lab, con Mercedes Fernandez Alonso, che ha un nome da Formula 1, Mercedes Alonso, ma qui sarà rapidissimo. Potevo cercare di Grazie, Steve. Il Torino Film Lab ha aperto le giornate del Torino Film Industry con Torino Film Lab Italia, che sono tutta una serie di attività del laboratorio incentrate sulla coproduzione internazionale. Abbiamo presentato 8 progetti che sono potenziali coproduzioni tra Italia e Francia e 6 squadre di registi e produttori italiani che lavorano con dei progetti che hanno un potenziale per la coproduzione. Tutti questi partecipanti hanno ricevuto
23 ore di formazione e dopo la presentazione dei loro progetti hanno avuto 112 incontri con i professionisti invitati all'evento. Tra l'altro c'è forse uno dei partecipanti, Alessandro Carroli, che poi ci racconterà la sua esperienza. Intanto volevo ringraziare, non so se possiamo passare ecco, alla slide successiva, lo staff del Torino FinLab Italia, vedete i nomi sullo schermo. Ovviamente la squadra è molto più grande, quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutto lo staff del Torino FinLab e anche i nostri partner in questa iniziativa del Torino Film Industry, con i quali direi stiamo facendo un lavoro sempre più articolato. Grazie mille. Grazie Mercedes. Adesso la parola a Paolo Manera. Grazie. Ma allora, il video si chiudeva con la festa al lutraio, sala danze. È stato un suggerimento di Steve, che abbiamo accolto immediatamente, come abbiamo accolto immediatamente la grande disponibilità di Steve al fatto che tutto Torino Film Industry fosse molto, ancora di più che negli anni precedenti, collegato al lavoro del Torino Film Festival. E quindi la festa un po' raccoglieva il senso profondo di quest'anno, cioè del rivedersi in presenza, vicini, stretti, tanti. Molti si sono ammalati, ma neanche tanti alla fine, rispetto all'anno scorso, di cui non dico niente. Sono stati giorni molto intensi, il senso era quello di, per quanto riguarda i production days, di mettere in contatto veramente questa città, questa regione e la comunità di filmmaker, autori, studenti, giovani, appassionati con il mondo e i principali responsabili delle scelte cinematografiche, audiovisive, per cui nel comunicato trovate, ma l'abbiamo detto in tutte le salse, quanti erano i decisori, non solo più di Rai, Sky, altre cose, ma quest'anno c'era veramente un po' tutto il mondo anche delle piattaforme digitali e quindi, come dire, dalla sala cinematografica a tutte le possibili finestre di visione erano un po' tutti coinvolti a incontrarsi e a condividere progetti. E poi Alessandro Carroli, che appunto avevamo chiesto, se poi ci vuole aggiungere, lo usiamo come testimonial, per uno che ha attraversato tutte le anime, tutte le sottosezioni di questa avventura. Ti abbiamo visto al Lab, ti abbiamo visto ai giorni di Lab Italia, ti abbiamo visto nei Production Days, che era la parte più Italy focus, IDS, nella parte dello short. Però prima di darti la parola volevo anch'io la slide, quella con il nostro staff, e in realtà, a parte un'altra slide con i volontari che arriverà dopo, siamo proprio qua e voglio enormemente ringraziare tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni. È stata un'avventura fantastica. Quando ho annunciato a tutti questa è l'ultima volta che lo facciamo, questo ha dato un'intensità forte, come tutte le volte, in cui dici questa è the last waltz, no? L'ultima notte d'amore, e quindi è stata una grandissima esperienza. Ognuno di voi ringrazio, a parte Emanuele Baddino e Donatella Tosetti, li conoscete, vivono un'industria, un festival che dura 365 giorni all'anno, è una gara di resistenza che stanno affrontando, ma anche Valeria Laccara, Sofia Falchetto. E poi voglio ringraziare moltissimo Giovanna Carone, non solo per il Torino Film Industry, ma per un anno e mezzo di lavoro in Film Commission enorme. Sara Goma Mabruk e Leonardo Valle, che sono la nostra arma segreta, che si è aggiunta in questa edizione. E poi tutta un'altra slide che arriverà dopo. Scusatemi se ho preso un po' di tempo, ma ci tenevo a dire che se tutte le persone più
importanti di Netflix, Amazon, Paramount, Rai, eccetera, eccetera, ci stanno riempendo la casella di ringraziamenti dicendo c'è stata un'atmosfera bellissima e un'organizzazione perfetta, lo dobbiamo alla vostra gentilezza, preparazione e competenza, e vorrei che fosse dai nostri amati giornalisti capita questa dimensione di squadra. E poi chiedo a Alessandro di dire invece dalla parte dei filmmaker cosa non è stata questa roba, che magari forse facciamo prima a spiegare, che se non si capisce mai cosa facciamo, poi panel, workshop, cosa. Ora sì. Ma no, come ha detto Paolo, noi siamo intanto un'azienda qui sul territorio, una società indipendente basata qui a Torino, e producendo, diciamo così, venendo dallo zoccolo duro del documentario, ad esempio per riallacciarmi a quello che diceva Mercedes, stiamo ovviamente anche guardando nella direzione dei film a soggetto, dei film di finzione, quindi l'opportunità di TFL Italia, anche grazie a Francesco che ci ha seguito in questa breve ma intensissima formazione, ci è stata sicuramente utile. Dopodiché poi ovviamente, come dicevo, abbiamo una tradizione di produzione unscripted e documentaria, quindi fra i production days abbiamo avuto modo di presentare i nostri nuovi lavori a maggiori operatori del settore, dalle piattaforme ai canali broadcast, eccetera. E poi infine, anche grazie a DocHit e le giornate di incontri, di matchmaking fra autori e produttori, abbiamo partecipato anche a quelli. Insomma, abbiamo cercato, diciamo così, di trarre il meglio da quello che tutte le iniziative industry che vi sono appena state illustrate erano state organizzate durante le giornate del festival. Per cui anche io mi porto, diciamo così, ci portiamo a casa un'esperienza piuttosto positiva, una delle possibilità di lavoro e di sviluppo ulteriore, delle collaborazioni nuove e magari anche delle relazioni non solo nuove ma anche consolidate. Punto. Grazie mille, grazie Alessandro. Adesso per quanto riguarda i cortometraggi diamo la parola a Lia Fursi, che presiede il Talent and Short Film Market. Se premi, sì. Ok, buongiorno a tutti, grazie. Mercedes ha detto che TFL ha aperto le giornate di TFI, il Talent and Short Film Market ha chiuso le giornate di TFI, sono stati 4 giorni al Circolo dei Lettori molto molto intense, abbiamo avuto 7 sessioni di pitching in cui sono stati presentati 38 progetti e 284 incontri one to one. Nel nostro intento veramente abbiamo cercato di mettere al centro i giovani registi, quelli che si avvicinano al mondo del cinema e quindi gioco forza partono dal cortometraggio. Ed è stato interessante e molto stimolante, i feedback che stiamo ricevendo dopo la chiusura sono tutti molto molto positivi, perché, come dire, l'insieme e quindi far conoscere ai registi dei corti e agli autori dei corti tutto quello che viene dopo il cortometraggio, quindi il mondo del lungometraggio, è sicuramente un plus che TFI ci permette di fare. Mi unisco anch'io ovviamente ai ringraziamenti a tutto lo staff, non ci sono i due direttori di TSFM perché non sono a Torino, Eugenie e Botterò e Enrico Vannucci, che salutano e ringraziano tutti tantissimo. Tutti gli altri numeri di TSFM li trovate nel preziosissimo e utilissimo comunicato stampa preparato da Donatella, quindi ci vedremo il prossimo anno. Grazie. Grazie Lia. Per quanto riguarda invece i documentari, darei la parola a Edoardo Fracchia. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono qui per, diciamo, rappresentare cosa è stato fatto come DocHit e come Italian Doc Screenings, che da 3 anni, grazie all'attenzione della Piemonte Film Commission, insomma, abbiamo ospitalità qui e modo di essere integrati
tutti gli elementi che sono stati detti. In particolare gli IDS si sono svolti in un posto magnifico, all'Accademia delle Scienze, quindi abbiamo un po' contaminato con un fare ruspante questa, una sala aulica e storica. E dico ruspante perché è una parola, secondo me, chiave un po' del documentario che qui negli IDS portiamo avanti, cioè quella biodiversità narrativa e di produzione che cui cerchiamo che abbia sempre cittadinanza. Gli IDS Academy cosiddetti, abbiamo avuto 85 richieste di invii di progetti, sono stati scelti 10 da tutta Italia e quindi abbiamo fatto 3 giorni di workshop di sviluppo e di preparazione alla presentazione pubblica a produttori, esperti del settore, televisioni, ad Alessandro Carroli che era presente, per fare un esempio, e poi sono stati come dire, dei tradizionali incontri, più che talk, come li chiamava Steve prima, incontri con, per fare un po' il punto della situazione, quindi l'animazione nel documentario, gli archivi nel documentario, Rai Cinema e il suo ruolo fondamentale per mantenere questa biodiversità. Direi che anch'io sto ricevendo feedback molto positivi, privati e pubblici, e quindi sono contento, siamo contenti e grazie. Grazie. Grazie a te. Allora, mentre i nostri oratori parlavano, io guardavo negli occhi e leggo nei vostri sguardi il piacere di sentire ancora Paolo Manera. Oltre all'aiuto veramente forte delle nostre istituzioni, in Camera di Commercio, di Compagnia di San Paolo soprattutto, voglio ringraziarla tantissimo per la spinta in questi anni che ha portato a questo progetto. È stato fondamentale il rapporto con l'Università degli Studi di Torino, e mi fa molto piacere essere in questo luogo a ribadirlo, e il Politecnico di Torino, e anche novità di quest'anno molto forte, il rapporto con Agenda del Cinema, Agenda Cinema Torino e il progetto Insetto, come avete visto nei loghi, che hanno allestito una troupe che ha seguito le nostre attività, e in attesa di vedere l'integrità di quello che è venuto fuori c'è un piccolo video che ci hanno preparato e ve lo mostriamo. Io ne sono all'oscuro, quindi lo guardo con grande curiosità. E video e ciak, vado. Io i miei obiettivi principali qua sono soprattutto creare relazioni. Quindi è un momento davvero molto importante anche per me, per capire come il mio lavoro viene percepito. Torino ha delle potenzialità pazzesche. Torino e la regione Piemonte sono sicuramente capitale del cinema. Ottimo lavoro, direi. Okay. Bravi. Allora, io non so se ci sono delle domande. Domande. Perché se no abbiamo finito. L'assenza di domande mi spinge quindi a chiudere questa no, sessione. Abbiamo ancora una slide finale con tutti i volontari. Vero? No, il digital team. Social media manager Camillo Ferrero, Alessandro Maccarone, fotografa Elisabetta Ghignone, videomaker Fabio Giavara, le grafiche, webmaster e regia per Torino Film Industry, Diego Laredo, Simone Ricci e Alessandro Talarico. E poi ringraziamenti, qua la lista diventa lunga, non li leggerò tutti, però voglio, molti sono qua in sala, veramente grazie davvero, vorrei che tutti applaudisse questa lista di persone giovanissime, bellissime, bravissime, che hanno fatto la differenza e con cui andiamo a festeggiare.
È stata un'ultima volta molto bella, il fatto che abbiamo annunciato molte cose per il futuro mi sa che ne dovremo farne ancora altre, ok? E quindi grazie a tutti. Ciao.